Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. I comuni possono deliberare entro il 30 novembre di non applicare la TARES per il 2013, quanto emerge dalla legge di conversione del decreto IMU a Siracusa. Intanto tra i consiglieri comunali si è aperto su questo un dibattito. Entro il 30 novembre prossimo i comuni potranno deliberare se applicare la TARS o la TIA per il 2013 o restare con la TARES. La novità è contenuta nella legge di conversione del cosiddetto decreto IMU approvato definitivamente dal Senato il 24 ottobre scorso. La norma dà la possibilità ai comuni, solo per il 2013, di scegliere se applicare la TARES, il tributo rifiuti e servizi nato nel 2013, già destinato a sparire nel 2014, sostituito dalla nuova TRISE prevista dal patto di stabilità, o scegliere di determinare i costi del servizio rifiuti 2013 sulla base dei criteri 2012, riferendosi al regime prelievo in vigore in tale anno, quindi TARS o TIA, in deroga a quanto previsto dal decreto legge del 2011, convertito in legge nello stesso anno istitutivo della TARES. È fatta comunque salva la maggiorazione della 0,30 euro per metro quadrato che va allo Stato, prevista allo stesso decreto. Se il Comune decidesse di applicare la TARS per il 2013, poiché va comunque rispettato il principio di copertura integrale del servizio rifiuti, i costi non coperti dal gettito andranno ottenuti dalla fiscalità generale del Comune. Chi cavalca la notizia è il consigliere comunale Salvo Sorbello, il quale sostiene che a Siracusa passare da TARS a TARES comporterà un esborso del 50% in più rispetto al 2012 per i contribuenti. Garozzo, cioè il sindaco, non voleva la TARES, ora può dimostrarlo in concreto. Pronta la replica da parte del consigliere Alfredo Foti, che accusa Sorbello di demagogia e populismo, e aggiungendo che è impossibile a novembre trovare copertura per il bilancio 2013, e così invitando l'opposizione a fare delle proposte. Non si lascia scappare l'occasione di intervenire il consigliere Salvo Castagnino, il quale preannuncia in aula una proposta del suo gruppo sfidando la maggioranza a votarla. L'amministrazione comunale di Siracusa intanto non ha alcuna intenzione di rinunciare agli introiti condotti portati alla TARES, lo afferma l'assessore al bilancio Santipane, al quale noi abbiamo proposto e posto proprio questa domanda. Assessore, c'è questa opportunità, tra virgolette, che viene promossa anche come legge, cioè la possibilità per i comuni di non applicare la TARES e quindi mantenersi con la TARS oppure viceversa. Insomma, il comune di Siracusa come è orientato a fare? Ma questa è una eventualità che è emersa in fase di discussione del decreto legge sulla stabilità, più che altro per venire incontro alla richiesta di alcuni, di una parte dei comuni che erano impreparati ad applicare i principi applicativi della TARES, che fanno riferimento, come sappiamo, al principio che chi più inquina chi più paga, per cui da parte di una parte dei comuni si è fatta richiesta di poter ricorrere al vecchio sistema tariffario della TARS. Per noi questo sarebbe come fare due passi indietro dopo averne fatto uno in avanti, sia perché dobbiamo necessariamente coprire interamente il costo del servizio. Questo è qualcosa che è stato chiarito in termini della legge istitutiva della TARS, del tributo, per cui quand'anche applicassimo le vecchie tariffe TARS dovremmo sempre coprire interamente il costo del servizio. E in ogni caso non credo che sia un'operazione conveniente, perché perderemmo quelli che sono appunto quei criteri tariffari della TARES, che fanno riferimento appunto al principio che più inquina chi più paga, e ritorneremo indietro ad applicare asetticamente il tributo in base ai metri quadrati. Poi quello che emerge a livello nazionale, mi sia consentito di dire, è qualcosa che è difficile da seguire, è come stare su un ottovolante. Ci hanno bombardato dal 2011, anno in cui è stata emanata questa benedetto tributo, con la TARES, con i nuovi principi applicativi, emanando regolamenti e direttivi. Ora, quando ormai a giochi fatti si dice che si può tornare indietro, questo non mi sembra anche serio dal punto di vista del legislatore nazionale. E poi già quello che si preannuncia con il 2014 vede il superamento della TARES per ritornare ad un tributo che si chiamerà TRISE, che comunque incorporerà la TARES, ritornando ancora una volta ai vecchi principi della base imponibile dell'IMU. Quindi mi pare che è come andare su un ottovolante, non si riesce a seguire lo stesso legislatore nazionale. Quindi possiamo dire sin da subito che il Comune non rinuncia alla TARES, anzi.
No, assolutamente no. A me dispiace che l'opposizione cavalchi demagogicamente questa tigre del ribasso del tributo, qualcosa che non si può avere, perché l'opposizione è sempre un organismo politico e quindi deve avere attinenza con quella che è la realtà contabile. Oggi è impensabile che il Comune possa finanziare questo servizio con fondi propri del bilancio. Innovazione e sviluppo economico, ma collegati e connessi alla cultura, questa è la tematica che si è sviluppata alla Camera di Commercio di Siracusa in un dibattito alla presenza di numerose rappresentanze istituzionali. Innovazione e cultura del territorio, ma soprattutto anche il genius loci, ovvero lo spirito del posto, che poi dovrebbe essere quello che dovrebbe spingere una città come Siracusa ad aprirsi maggiormente, culturalmente, soprattutto in maniera economica, aprendo alle vie dell'Europa e non soltanto. Beh, non c'è dubbio che Siracusa ha una forte componente di genius loci, cioè di vocazione territoriale, e ha, come dire, nel suo gesto, nella sua storia, i beni archeologici, culturali, turistici, quindi non c'è dubbio che potrebbe sicuramente fare leva su questo patrimonio, no? Questo petrolio che non inquina, che va semplicemente razionalizzato, incanalato e promosso verso l'esterno e quindi verso il turismo e la fruibilità. Casuale lei ha detto potrebbe, questo quindi sta ad indicare effettivamente che manca l'iniziativa imprenditoriale in tal senso. Sì, che poi non è detto che debba essere solo imprenditoria privata, nel senso che bisogna fare sistema e nel sistema ci vuole che la parte pubblica faccia la sua parte, i privati la loro, e normalmente le sinergie pubbliche e private sono quelle che riescono meglio quando c'è da valorizzare il territorio in questi termini. Cosa manca? Quale sarebbe il primo passo, il primo per dare lo start-up a questo genere di innovazione? Dicevamo prima che la cultura del territorio si sostanzia nella tradizione che si è stratificata nei secoli di partecipazione democratica alla vita attiva e quindi poi in questo capitale sociale che è il frutto dell'impegno nelle associazioni, nel volontariato, diciamo in tutto ciò che è partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Quando sale il livello di tradizione civica, quando sale il livello di capitale sociale, si innescano meccanismi di sviluppo economico più virtuosi, più positivi. L'una cosa tiene l'altra. Bisogna puntare molto sulle cose serie, lasciar stare le chimere, mettersi, come dire, insieme per cercare di fare poche cose e concrete. Andiamo a parlare adesso del parco Robinson di Bosco Minniti, è stato gestito dai Boy Scout e la GESCI 13, adesso questa mattina hanno tracciato un bilancio di quanto fatto ad oggi. Parco Robinson di Bosco Minniti, gli scout tirano le somme della loro esperienza di gestione del sito, un impegno quotidiano che li ha visti in campo nell'ultimo anno. Quale sarà il futuro della gestione? L'abbiamo chiesto a loro. Parco di Bosco Minniti, un parco che ha una lunghissima storia piena di luci e di ombre, di abbandono, poi c'è stato un periodo in cui è stato ripreso, c'è chi voleva gestirlo in maniera ottimale e chi invece magari non ha avuto la capacità di farlo. Adesso è nelle vostre mani da circa un anno, cioè gli scout hanno deciso di operare la guardiania del parco, ma tante altre attività all'interno. In che modo? In che modo rinasce un parco di questo tipo? Diciamo che la gestione del gruppo scout AGESCI Siracusa 13 era prevalentemente collaborativa nei confronti dell'amministrazione comunale. Ci occupavamo e ci siamo occupati per un anno intero dell'apertura e della richiusura del parco, con un minimo di segnalazione di tutto ciò che funzionava e non funzionava, realizzando attività all'interno. Lo scopo e l'obiettivo finale di questa gestione era proprio quello di, come dire, di rendere fruibile un luogo pubblico e quindi aperto a tutti i cittadini. Ci siamo riusciti nel senso che il posto il luogo è stato aperto, è stato fruito, ancora tuttora purtroppo abusivamente è fruito, però abbiamo riscontrato parecchie difficoltà perché ci siamo trovati a interfacciarci con un'amministrazione quasi assente, con un ufficio tecnico che purtroppo per mancanza di fondi non poteva venire a sopperire quelle mancanze minime che si evidenziavano nel parco, e quindi ci siamo trovati anche a dover dare le giuste spiegazioni,
seppur se di, non di nostra competenza, alla cittadinanza che ne chiedeva conto e ragione. Cosa manca ancora e cosa bisognerebbe fare? L'unica cosa che manca e che speriamo che si possa attuare, che è proprio la base, non chiede neanche tanti investimenti, è un servizio di guardiania costante come in tutti i luoghi che si rispettino, ecco, un servizio di apertura e chiusura che non competa più né alle associazioni né al pubblico cittadino, ma direttamente all'istituzione che se ne fa carico. Questo è quello che ci auspichiamo e che proponiamo fortemente con diverse proposte, ecco, riproponiamo con tante proposte all'amministrazione attuale. Il commissario ad acta per il progetto dei 501 alloggi di Contrada Tremilia ha restituito tutti gli atti al comune senza aver adottato alcuna decisione. È scritto nella lettera con la quale lo stesso funzionario regionale Mario Megna riconsegna tutti gli atti, una lettera che il presidente del consiglio comunale Sullo ha inviato in copia a tutti i capogruppo. La questione riguarda la valutazione ambientale strategica, ovvero la VAS del progetto, che a parere dell'ufficio tecnico non è necessaria. Il commissario ha esaminato l'incartamento e ha rilevato che l'assessorato regionale territorio ambiente non ha di fatto espresso alcun parere di esclusione della procedura VAS, pur non affermando che la stessa sia necessaria. Dopo 3 anni alla guida della Capitaneria di Porto di Siracusa, lascia il comandante Luca Sancilio, lascia il suo incarico per una nuova destinazione a Roma. Ascoltiamo adesso uno stralcio dell'intervista che andrà poi in maniera integrale nella rubrica Punto a Capo, dopo il TG. Possiamo dirlo dove va? Va a quella che considera anche una sua città, cioè Roma. Vado al Comando Generale. Il Comando Generale è, diciamo, il centro della nostra struttura, della Capitaneria di Porto, di qualsiasi Capitaneria di Porto, perché da lì vengono diramate tutte le direttive e vengono esplicitate tutte le funzioni, diciamo, direttoriali per far sì che ogni Capitaneria faccia il suo. La cosa particolare che anche non mi aspettavo, ma che significa anche una, diciamo, dover dare una stima particolare nei miei confronti, che pure insomma mi riempie di orgoglio, e che mi hanno affidato un compito particolarmente delicato, quello della gestione dell'amministrazione e della contabilità di tutte le capitanerie di porto. Quindi dovrà avere a che fare con i capitoli di bilancio e una gestione oculata delle risorse finanziarie, che effettivamente fa sì che ci sia un peso particolare, ma ovviamente sono stato anche molto contento di aver avuto con questo incarico anche un momento di particolare significato nella mia carriera, perché è l'elemento più importante sotto un profilo finanziario di ogni struttura di vertice. È come se il comandante generale mi avesse affidato il borsellino del corpo delle capitanerie di porto, fidandosi di una mia oculata gestione. Quindi ne sono onorato. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, subito dopo qui per la seconda parte del telegiornale. Vi aspettiamo. Vieni con me, è una giornata senza pioggia. Con chi la fai la spesa? Se la spesa non si sfoggia, mi puoi parlare di prezzi e sono prezzi senza pioggia. Sono qua per te, Gema Superstore. Sono Gema, così ti voglio. E ora so, hey, io ora so, hey, e sono aperto tutti i giorni io per te. Gema Superstore. Mentre l'IVA aumenta, da Gemar i prezzi rimangono invariati. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature! Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris! Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Thank you.
Oggi c'è una casa tutta Scavolini che ti aspetta. Dentro c'è la tua cucina Scavolini, ma c'è anche il tuo living Scavolini e il tuo bagno Scavolini. E oggi conviene di più. Grazie ai contributi statali potrai usufruire di una detrazione fiscale fino al 50% sul valore dell'arredo acquistato legato ad una ristrutturazione. Progetta la tua casa tutta Scavolini con noi. Scavolini Store Siracusa, Viale Scala Greca. Il camper, una piccola casa dove vuoi tu, con il massimo de comfort, indipendenza e libertà di scelta. Alfa Caravan, realizza i tuoi viaggi all'aria aperta. Vasta gamma di caravans e autocaravans nuovi e usati delle più prestigiose marche. Inoltre, un'attrezzata officina e un fornito magazzino per personalizzare il tuo camper e soddisfare le tue esigenze. Possibile anche il noleggio. Nuovo e grande spazio espositivo con vasto parco auto. Finanziamenti agevolati, personalizzati fino a 120 mesi. Alfa Caravan, dal 1970. 76, professionalità, cordialità e competenza. A Siracusa, in Contrada Spalla, Melilli, zona Auschan. Comincia a viaggiare. Alfa Caravan ti aspetta. Circo Coliseum presenta il grande circo di Sandra Orfei a Siracusa, in proroga fino al 4 novembre. Tutti i giorni due spettacoli alle 17.30 e alle 21. Spettacolari esibizioni e tantissimi animali. Cavalli, serpenti, coccodrilli, pappagalli, la tigre bianca e il cucciolo di leone bianco. A Siracusa in Contrada Targia, in proroga fino al 4 novembre. Circo Sandra Orfei, lo spettacolo dell'anno. Dalla passione, l'esperienza, la carriera e la professionalità nasce anche a Siracusa La Chance Ballet, scuola di danza di Steve La Chance, con la direzione accademica di Dina Cultrera Minniti. Corsi di danza educativa, propedeutica, classico, moderno, contemporaneo, hip hop e break dance. Ampie sale dove insegnanti qualificati e professionisti mirano a trasmettere, coinvolgere e insegnare una passione che unisce il ritmo di musica, la danza. La Chance Ballet vi aspetta a Siracusa in via Monte Catuso numero 4. La Chance Ballet, l'esperienza e l'amore per la danza per crescere insieme. Cedesi attività di autocarrozzeria su 350 metri quadri in zona periferica di Siracusa, completa di strumentazioni e attrezzature altamente professionali. Forno per verniciatura, tintometro, banco di precisione. Per informazioni telefonare al 331 40 34 032. Rassegna gastronomica del buon pescato italiano. Siracusa, Riva Nazario Sauro, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Per saperne di più, andate su www.buonpescatoitaliano.it. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale che apriamo subito con la cronaca. Sono al vaglio degli investigatori e la Polizia di Stato le cause che hanno provocato un incendio all'interno del recinto di una concessionaria di automobili a Siracusa. È avvenuto pochi minuti dopo le 2 del mattino in viale Paolo Orsi, scattato l'allarme incendio, una pattuglia delle volanti e della questura, perché un mezzo anche dei vigili del fuoco che ha spento il rogo. Sono state 5 le automobili presenti all'interno del parcheggio, andate a fuoco. Indagini in corso ad opera della polizia, non si esclude al momento alcuna ipotesi, compresa quella dell'attentato incendiario. Intanto la polizia intensifica l'attività di contrasto alla pratica estortiva, perché tale è, dei cosiddetti parcheggiatori abusivi, una pratica tollerata in passato ma che adesso in qualche modo è diventata particolarmente fastidiosa per il momento di crisi agli automobilisti siracusani. Non soltanto, due interventi realizzati nelle ultime 24 ore nella zona a transito limitato del centro storico nei pressi di via Nazario Sauro. Il primo nella tarda serata di ieri, accompagnamento del posteggiatore abusivo al comando, gli è stato notificato l'atto di diffida dal continuare a fare questa pratica estortiva. Il secondo oggi invece, la notifica formale della diffida ha consentito anche il sequestro del denaro di cui era in possesso il parcheggiatore abusivo e che quindi aveva in qualche modo estorto agli automobilisti. Ieri agenti della squadra mobile della questura di Siracusa hanno eseguito un fermo di indiziato di reato emesso alla Procura della Repubblica a carico di un ventenne egiziano accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Agenti del commissariato, andiamo a Pachino adesso invece, insieme al personale della Guardia di Finanza, sempre di Pachino, del Comando della Polizia Municipale e del personale medico dell'ASP di Siracusa, distretto Diavola, hanno effettuato dei servizi di controllo presso degli esercizi commerciali che somministravano alimenti e bevande a Marzamemi, nella frazione di Pachino, finalizzati tutti questi atti a impedire l'occupazione illecita di suolo pubblico. Nel corso dei controlli espletati fino ad oggi, contestate ad alcuni esercizi commerciali violazioni quale nessuna rispetto delle prescrizioni delle ordinanze sindacali, violazioni sanitarie abusive di suolo pubblico. I docenti di geografia di tutta Italia si sono dati appuntamento a Siracusa per confrontarsi sui nuovi scenari geopolitici, ma anche sul quadro economico in via di sviluppo. Noi il punto della situazione abbiamo cercato di farla con il presidente nazionale, il professor Gambini. Professore di geografia, oggi che si rapporta con gli studenti, insomma, cosa racconta della realtà che c'è attorno? La geografia è una realtà viva. Tra l'altro nelle scuole più avanzate viene considerata anche progettazione allo sviluppo. Io per esempio, se ho qualche minuto di tempo, vi voglio raccontare un episodio con i miei studenti, perché noi sappiamo che il turismo è uno degli assi fondamentali di priorità per i comuni. Qualunque sindaco in genere dice al primo posto il turismo, è vero? Allora io ho detto, il problema è vedere se queste sono dichiarazioni di intenti o se sono realtà territoriali. Allora ho chiesto agli studenti, in una mia lezione di qualche giorno fa, secondo voi la Sicilia, per quanto riguarda il turismo, quanto incide rispetto al totale nazionale? Gli studenti hanno scritto quasi tutti 40-50%. Io ho detto, ma non vi sembra alta questa percentuale, alta, professore? Forse è bassa. Ma lei, professore, non se lo ricorda che abbiamo Palermo, Taormina, Siracusa, Noto, Agrigento, e con queste bellissime città noi sicuramente saremmo ai primi posti. Allora ho detto, allora scrivo la percentuale che voi avete indicato, 45%. Questa è quella che hanno indicato gli studenti. Poi ho fatto tre passi, sono tornati indietro. Ah, mi sono dimenticato di una cosa che in genere molti neanche usano, la virgola. Mettiamo una virgola. E quindi 4,5%. Gli studenti sono rimasti scioccati. Dice, ma come, noi abbiamo la Sicilia, una grande miniera d'oro, e non la sappiamo utilizzare e valorizzare. Ecco perché abbiamo tantissimi disoccupati e tanti poveri che purtroppo sono presenti nella nostra isola. La sua linea strategica, che poi è quella dei geografi, se capite, sintetizzato, c'è una linea, una direttrice ben ferma, che è quella dell'innovazione, è così? Sì, l'innovazione è importantissima. Infatti ho fatto una battuta, vi sono tre elementi per sviluppare la Sicilia, e sono innovazione. Il Consiglio Comunale di Lentini gira a vuoto sulla proposta di modifica del regolamento comunale che disciplina la partecipazione popolare. Il nostro corrispondente La Fata ci spiega tutto. Il Consiglio Comunale di Lentini ieri sera, dopo 2 ore e mezza di discussione in aula sull'argomento per decidere se approvare la modifica dello statuto comunale proposto dalla prima commissione consiliare, che porta da 50 a 100 la richiesta di firme per la presentazione di petizioni popolari e da 200 a 400 le firme necessarie per la presentazione, sempre da parte dei cittadini, di proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale, alla fine non ha deciso nulla di concreto. In effetti, dopo un lungo e animato dibattito che si è protratto per oltre 2 ore e mezza, si è arrivati nella determinazione di restituire, scusate il bisticcio di parole, la proposta proposta dalla prima commissione consiliare per una nuova valutazione. In pratica, come è stato asserito dai consiglieri di minoranza Battiato, Mazzilli, Bosco, Pollicino e Vacanti, il Consiglio Comunale ieri sera aveva i numeri per decidere e quindi votare se lasciare tutto come prima oppure di approvare la modifica dello Statuto Comunale relativo a questi due argomenti. Le previsioni sono quelle di non modificare il vecchio regolamento, così come viene proposto anche dal Movimento 5 Stelle. L'argomento chiaramente sarà affrontato ancora una volta in aula per la definitiva approvazione dopo le prove tecniche di ieri sera. Questa mattina alla Capitaneria di Porto di Siracusa si è presentato, e già avanti da tempo, il progetto Fiaba Day per l'eliminazione di qualunque barriera di ogni genere, culturale, fisica, e per la diffusione della cultura delle pari opportunità.
Fiaba Day, un'iniziativa per abbattere ogni barriera e consentire a chiunque di godere della risorsa mare. Presso la Capitaneria di Porto di Siracusa si sono incontrate su questi temi associazioni, istituzioni e parti in causa. Fiaba Day, per una cosa che dovrebbe essere sempre meno una fiaba, una favola, ovvero la totale integrazione, quindi eliminazione di barriere sia architettoniche, psicologiche e sociali. L'evento di oggi vuole mettere insieme tutto questo e consentire, nel caso specifico siamo alla Capitaneria di Porto, di regalare letteralmente il mare a chiunque, anche a chi magari non abbia modo di accedervi in maniera facile. Quello che io trovo veramente interessante di questa iniziativa non è solo il punto di vista di Fiaba, che è quello di pensare alla disabilità anche nei termini più ampi possibili, anche nei termini di una accessibilità a 360 gradi, quindi le disabilità che non sono solo delle disabilità permanenti, ma anche disabilità temporanee, di qualcuno che si è fatto male e quindi ha un gesso, una donna gravida, a qualcuno che ha delle intolleranze alimentari, e quindi il fatto di diffondere questa cultura della partecipazione a 360 gradi. Oggi si parla in particolare di questo in relazione a una risorsa che l'amministrazione Garozzo vuole certamente valorizzare, che è la risorsa mare. Quindi il motto di oggi è mare per tutti, io direi più mare per tutti, perché questo ci consentirà di rendere fruibile le nostre coste anche a chi per motivi temporanei o meno abbia difficoltà di accedervi. Allenamento di rifinitura, apriamo la pagina sportiva. Questa mattina al campo di Via Lazio, da parte dello Sport Club Siracusa, ultime indicazioni per il tecnico Pippo Strano, che ha studiato l'avversario, il Pio, il San Pio X, e sostiene che la sua squadra sia pronta ad affrontare una delle protagoniste del campionato di eccellenza. Da un esame all'altro, da Cirreale adesso c'è il San Pio X che è appaiato in classifica al Siracusa. Come ha preparato questa partita? E come tutte le altre, una partita importante, perché per noi saranno tutte importanti, anzi importantissime, perché siamo a rincorrere, a maggior ragione diciamo che è una partita di cartello, per cui tanto lavoro, spirito di gruppo, come abbiamo dimostrato, quello sicuramente da 10, come abbiamo dimostrato ad Acireale, intendo come spirito di abnegazione e collaborazione, che poi è il sale della partita di calcio. Conosce l'avversario, insomma, si è informato, particolari caratteristiche soprattutto in avanti? Beh sì, li conosciamo, ma penso che anche loro devono informarsi per conoscere noi, a prescindere da chi va in campo, delle defaianze che ci possono essere più o meno in una partita importante. Squadra tutto al completo, ha recuperato anche qualcuno degli infortunati, almeno tipo Figura per esempio, che si è già messo a disposizione? Figura si è messo a disposizione da un paio di giorni, ora poi verificheremo le nostre situazioni, il completo relativamente, perché ho due squalificati, questo è una certezza, però vedremo di sbagliare il meno possibile e poi in ogni caso parliamo di una partita di calcio, importante, ma una partita di calcio, con uomini che, se sono qua, che lavorano nel gruppo, penso che sono tutti utili. Senta, lei dopo 11 anni, sì d'accordo, ha già esordito con la Siracusa di nuovo ad Acireale, però domani sarà la sua prima al De Simone, le è mancato? Ma, che mi è mancato sicuramente, nella misura in cui che i miei ricordi sono indelebili e lo ribadisco, ma non è un modo di dire, insomma un poco di acqua sotto i ponti ne è passata, però a prescindere dalla categoria, io quando parlo del mio curriculum ho messo sempre come una chicca positiva il mio anno a Siracusa. E quindi domani per lei che cosa sarà? Tornare a sedere in questa panchina a dirigere una squadra davanti al pubblico siracusano? Una bella gratificazione, diciamo emozione, sì, anche se con le spalle che mi ritrovo è una parola un attimo grossa, però una bella emozione e mi auguro che diventi bellissima a fine gara. E su questo noi chiudiamo il nostro telegiornale e vi auguriamo un buon proseguimento di programmi.